Perfetto. Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, non da TIC1000, e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di TIC1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con TIC1000 UK LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, secondo appuntamento con il Masaniello, che è un innovativo modello di money management. Abbiamo avuto già modo di parlarne nel precedente webinar. Poi vi faccio vedere dove andare a rivedere la registrazione del primo. In questo secondo webinar, insieme a Massimo, andremo a vedere un po' un'applicazione pratica del foglio di calcolo. Molti di voi me l'hanno chiesto dopo il primo webinar, quindi cercheremo un po' di concretizzare il tutto, quindi con degli esempi pratici che poi Massimo ci farà vedere. Però, come sempre, prima di entrare nel vivo del webinar, permettetemi di presentare il broker che rappresento, che è TIC1000. TIC1000 è un broker non dealing desk, significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider. La regolamentazione FCA UK con fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi, e non ci sono requote e non c'è limitazione su alcuna strategia. Potete utilizzare quelle che ritenete più opportune. Questa è un po' la tipologia dei tre conti che TIC1000 offre, che hanno un deposito minimo per i conti Pro e Classic di 100 euro, e mentre per il conto VIP il saldo minimo è richiesto di 50.000 euro. Con il Pro e il VIP gli spread partono da zero, le commissioni sul conto Pro sono pari a 2 dollari per ogni 100.000 negoziati, mentre sul VIP è la metà. Per darvi un'idea, su un lotto di euro-dollaro con il conto Pro Run Turn andate a pagare circa, pagate 4 euro sulla valuta base, quindi se avete come valuta base euro, e sul conto VIP invece solo 2 euro, sempre Run Turn. La leva sia per i clienti retail è di 1,30 perché siamo sotto ESMA, regolamentati in Europa, e per i clienti Pro invece una leva fino a 500. Questa è un po' la mappa dei server di TIC1000, sparsi un po' per il mondo. Tra quelli più importanti, ovviamente Londra, North Virginia e Tokyo, poi ci sono altri di backup. Potete controllare in qualsiasi momento l'offerta spread e commissione di TIC1000. Confrontandoli con altri broker, noterete che TIC1000 ha quasi sempre le commissioni, quindi incluse anche sia spread che commissioni, tra le più basse, e ve ne accorgete da questi rettangoli verdi che si illuminano su MyFXBook. E questi riferimenti che vedete su MyFXBook fanno riferimento al conto Pro, quindi nemmeno a quello VIP. Grazie a queste caratteristiche, TIC1000 è stata premiata per diversi anni come miglior broker per esecuzioni ordini. Questo signore che vedete qui stringere il premio è il nostro amministratore delegato Duncan Anderson. Siamo stati premiati anche poi nel 2019 e anche nel 2020. Allora, io avrei finito la mia presentazione. Massimo, ti chiedo di prendere magari il monitor. Io un attimo stacco la mia condivisione. Dovresti adesso prenderla. Ok, ti Ci vedo. siamo? Sì, ci Mi siamo. sentite bene? Mi senti, Giuseppe? Sì, assolutamente. Buonasera a tutti. Grazie, Giuseppe. Grazie della tua presentazione. Ovviamente tutto quello che tu ci dici deve essere, secondo me, attenzionato molto bene, molto attentamente, perché
Ci sono tante informazioni, soprattutto sul discorso spread, abbiamo avuto modo di parlarne anche in privato, perché in particolare per tutti coloro che operano ovviamente sul trading, abbiamo visto già anche nel primo webinar quanto sia importante, no, avere diciamo, un broker affidabile, ma soprattutto veloce, con spread e con costi molto bassi. Per cui grazie di questa seconda opportunità che abbiamo. Perché? Perché era necessario, ne avevamo visto, ne avevamo parlato anche l'altra volta, si era creato un certo interesse. Io ho ricevuto tantissime richieste, tantissime mail, contatti di chiarimento, e laddove chiaramente è stato possibile, l'ho forniti anche subito. Premesso che ovviamente per me il trading, e in particolare questo mondo, non è un settore, diciamo, che mi dà, diciamo, un lavoro continuo, almeno al momento. Per cui lo faccio per passione, ci tenevo a chiarirlo, perché chiaramente tutto ciò che è stato discusso è offerto, tra l'altro, sia in queste due serate da Tikmil, e chiaramente di pubblico dominio. Quindi sono delle passioni che porto avanti e che vorrei condividere anche questa sera con tutti voi. Per cui vi ringrazio di essere qui questa sera e passerei direttamente alla presentazione. Magari chiudiamo la webcam così siamo un po' più focalizzati. Io questa sera ho cercato portare avanti un po' un filo conduttore, no? Che ci portasse dalla base molto teorica, chiaramente vista nel primo webinar, verso una fase un po' più pratica, più applicativa, soprattutto per dare degli spunti e delle idee, perché io stesso, anche nella prima sessione, mi occupo di trading da anni, per quanto diciamo, provengo un po' dal mondo del gioco pronostico, comunque del mondo del mondo delle scommesse sportive. In realtà ho una predisposizione matematica su certi argomenti, però devo entrare anch'io nel mondo proprio dei meccanismi, no? Del trading, per cercare di capire. Infatti anche prima del webinar ne parlavo con Giuseppe. Alla fine ci sono tante sfaccettature che possono essere interessanti. Quella del position sizing, che è una parte del money management, è un argomento molto tosto, molto difficile, soprattutto non sempre cattura l'attenzione di tanti. Perché? Perché è facile, no? Si cerca l'indicatore magico, si cerca la strategia vincente, si cerca di avere così un po' si chiama shortcuts in inglese, no? Cioè quella scorciatoia verso il mondo dell'essere profittevole. E quindi si cerca, diciamo, di passare magari così alla piattaforma per cliccare subito compra o vendi, ma magari senza farsi delle domande. Ed è proprio invece questo il punto da cui io sono partito. Io spesso, quando approccio a determinate materie, mi pongo delle domande e cerco delle risposte, sia che possa chiaramente arrivarci da solo, sia che eventualmente, grazie anche a testi, libri, altri webinar, sono disponibili in rete. Per cui cerco sempre di dare delle risposte. Tra l'altro, oggi, lo diceva anche Giuseppe, è un giorno interessante perché, come si vedeva dalla prima slide fatta nel webinar di presentazione, Tommaso Aniello, cosiddetto Masaniello, quindi un soprannome, oggi ricorre il suo assassino, quindi lui fu assassinato a seguito di questa rivolta, per cui il 16 luglio del 1647 è una data che è un po' così un memorial, no? Quindi mi piace questa coincidenza che si è venuta a creare. Ci eravamo lasciati con delle domande che spesso appunto io mi pongo, no? Quindi che tipo di rischio devo adottare per massimizzare il profitto? Quali sono le strategie migliori per arrivare a essere profittevoli o quantomeno per limitare le perdite? E questa, diciamo, è una delle domande sempre importanti, perché io quello che ho trovato in giro quando sono entrato nel mondo del trading, ho trovato praticamente una risposta quasi data per scontata, no? E si parla di approccio al rischio con una tecnica che viene definita antimartingala, che vorrei ricordare è un rischio tipicamente espresso con una forma percentuale,
rispetto al proprio capitale. Per cui si dice che il profilo di rischio aggressivo è quello che rischia magari il 2, il 3, il 4%, quelli più conservativi hanno un profilo di rischio con un rischio percentuale più basso, ma fondamentalmente si parla sempre di rischio percentuale e quindi applicare l'antimartingala è di fatto un approccio molto semplice che ci dice esattamente il rischio monetario delle nostre strategie di trading, per cui praticamente quasi come se fosse così già pronto, no? Una strategia dice ok, si applica l'antimartingala, va bene per tutti, nessuno la contesta, tutti la danno per scontata, ma poi nessuno si fa delle domande. Io quando sono arrivato dico ma mi faccio delle domande. E ho approcciato alla materia, diciamo così, proprio partendo da zero. Infatti, quello che vorrei farvi vedere questa sera è un semplice foglio di calcolo che io utilizzo molto Excel per tante cose, no? E un semplice calcolo perché fondamentalmente quando noi applichiamo l'antimartingala, il calcolo, che può essere anche frutto della sequenza dei trade vinti persi, e lì entriamo in un discorso legato al rischio di rovina, che è una materia che chiaramente meriterebbe un webinar a parte. Però fondamentalmente quello che è il risultato finale, cioè il cosiddetto ritorno dell'investimento, il ROI, è dato in maniera molto semplice, molto banale, da numero di totale di trade e quanti ne ho vinti e quanti ne ho persi. Cioè, fondamentalmente, se io rischio, per esempio, il 2%, vuol dire che ogni volta che esce trade vincente, moltiplico il mio capitale per un fattore di 1,02. 1,02 perché 1,02 è il famoso 2% che io aggiungo al mio capitale. Ogni volta che invece ho un trade perdente, moltiplico il mio capitale per un moltiplicatore di 0,98, che è esattamente il mio capitale meno il 2%. Per cui fondamentalmente il risultato, che poi è espresso qui in questa cella, in questo momento nascosta, è data semplicemente dalla presenza di numero totale di trade, quanti ne ha vinti e quanti ne ho persi. Allora dico, ok, facciamo una simulazione, rischio il 2%, perché magari ho un profilo medio, ma anche poi vediamo proprio cambiando questi parametri, dopo 200 trade praticamente vado a svelare quella che poi è la cella del ritorno dell'investimento e vedo che è negativa. E dico, vabbè, c'è qualcosa che non va, perché è vero che se io ne vinco di più di quanti ne perda, chiaramente il mio ROI, il mio ritorno dell'investimento è positivo. Ma se io sono addirittura sotto, ho una performance molto negativa, se sono in pari, fino a comunque negativa. Allora dico, ok, c'è qualcosa che devo capire. Devo capire che per essere profittevoli bisogna avere una strategia profittevole, quindi avere un numero di win percentage, quindi di trade vinti maggiore del 50% nel momento in cui si utilizzano strategie. Vi ricordate anche nel primo webinar abbiamo parlato sempre di strategie con rischio rendimento 1 a 1, per cui anche moltiplicare per 1,2 e moltiplicare per 0,98 di fatto è applicare una strategia 1 a 1, quindi rischio rendimento 1 a 1. Per semplificare i calcoli, ma fondamentalmente poi alla fine gli esempi sono gli stessi. Quindi devo avere una percentuale di vincita migliore del 50% o devo avere una strategia che mi dia un rendimento maggiore del 1. Però voglio dire, questi corsi, soprattutto sul position sizing, che si fanno a neofiti, che si fanno a persone che appena approcciano, per le quali nemmeno magari hanno una strategia, nemmeno hanno una base pratica su cui fare valutare delle performance, viene detto appunto che l'antimartingala ha rischio contenuto. È vero, anche se io riduco il rischio, e magari rischio l'1%, su 200 trade sono negativo. Se i trade diventano anche di più, i trade praticamente, cioè il ritorno dell'investimento è sempre negativo. Se non riesco ad aggiungere un valore, un cosiddetto edge, alla mia strategia. Questo per dire che cosa? Per dire che poi di fatto il trader, quando si approccia ai mercati, è colui che prende le decisioni. Quindi bisogna fondamentalmente anche prendersi, assumersi delle decisioni. Questa frase, tra l'altro, è rubata da un mio carissimo amico che è stato per me il primo, diciamo, trader che ho conosciuto, che mi ha un po' inizializzato in questo mondo. Il trader con le decisioni, perché
figlio di Massimo, Vizio. scusami se ti interrompo, però si sente un po' a tratti, me lo fanno Sì. capire anche in. Non so se è migliore la connessione. Tu hai chiuso la cam, giusto? Perché non ti vedo. Dovrei essere al massimo. Ti dicono prova Sì, a togliere allora chiudo la il green cam. Ok, screen. perfetto. Chiudiamo. No, stop video. Sì. Il green screen non so cosa sia. Adesso è buona? No, Sì, ho il adesso sì. microfono, c'ho le cuffie. Il microfono c'ho le cuffie, per cui meglio. Ok, era la cam allora che mi rubava un po' di banda. Ok, ottimo, Quindi sembra il trader è migliorato. colui che prende decisioni, che deve prendere decisioni, per cui il profilo di rischio è una delle principali decisioni che il trader deve prendere, al di là di capire poi dopo su cosa tradare, quali sono i sottostanti, la natura dei sottostanti, però fondamentalmente il profilo di rischio è un aspetto molto molto importante e quindi tutto ciò che è legato anche al money management e al position sizing è una decisione che il trader deve assumersi e deve farlo magari quanto prima possibile, prima che poi sia tardi, perché sappiamo bene, l'abbiamo visto anche nella prima sessione, come sia poi molto più complesso recuperare delle perdite che si sono susseguite. Per cui se per esempio abbiamo una perdita del 20%, solo il recupero di quella perdita praticamente necessita di un ritorno dell'investimento pari al 25%. Per cui è una delle decisioni assolutamente importanti. Il Masanello quindi perché è interessante a mio modo di vedere e da quello che diciamo, riesco a capire anche da altri trader più sicuramente stagionati di me? È perché ha un profilo di rischio definito. Cioè io posso nella mia strategia di trading definire il numero di trade, quindi il numero di tentativi o il numero di trade appunto che voglio eseguire, è quello che è il rischio massimo che posso assumermi su questa sequenza di trade. In base alla strategia avrò un rischio, chiaramente un rapporto rischio-rendimento, e posso definire in maniera manuale quella che è la mia aspettativa di vincita. Quindi anche con certi esempi, adesso lo vedremo anche nel foglio di calcolo che presenterò questa sera, avere anche un'aspettativa magari minore del 50% per essere profittevoli. Cioè, è vero, non è vero? Ok, adesso poi dopo magari apriamo il foglio e lo guardiamo anche insieme. Tutti i parametri, abbiamo detto, sono definibili e l'algoritmo è di pubblico dominio. Tra l'altro, riparto proprio da questa tabella perché era una delle cose che almeno a me ha sempre aiutato, no? Nell'applicare poi il Masaniello. Per cui io tipicamente quando definisco una mia strategia e quindi un certo numero di trade e la mia win percentage, la prima cosa che vado a fare è mi preparo una bella tabella di rischio, che in questo caso è un rischio monetario. Come vedete qui, il rischio monetario è di 100 totali, per cui so perfettamente che in 10 tentativi potrò assumere una perdita massima di 100 euro, in questo caso se il conto ovviamente è in euro. Ovviamente su 10 tentativi vado alla ricerca di 5 trade vincenti e il mio ritorno dell'investimento è precalcolato, predefinito, e soprattutto valutabile prima di iniziare con la prima operazione, prima di entrare al mercato. Vi faccio vedere subito quella che è un po' l'evoluzione, perché bisognerà un attimo capire, diciamo, anche come vengono poi presentati. Nel creare il nuovo foglio di calcolo, che poi mi desse anche questa tabella pronta e quindi già direttamente visualizzabile, ho adottato una semplice, diciamo, una semplice considerazione. Qui io avevo rappresentati trade vinti con trade eseguiti. Quindi ovviamente i trade eseguiti sono il numero totale di trade che andavo ad eseguire e i vinti sono quelli che, quindi il percorso partendo dalla cella 00 mi guidava a destra nel caso di una perdita, in diagonale in basso in caso di una vincita. Per cui, come vedete, per esempio, dall'esempio, dal primo trade al numeratore abbiamo il rischio monetario, al denominatore abbiamo il riporto della cassa, quindi esattamente quello che è il valore che diciamo viene destinato a tutta la strategia. Come vedete, in caso di vincita, praticamente 100 diventa 119,75 perché
si aumenta del rapporto 1 a 1, quindi si aumenta esattamente di un valore 19,75, e il nuovo rischio che si deve adottare è cambiato e quindi precalcolato dal masaniello. In caso di una perdita, come vedete, invece il valore cassa si riduce esattamente di questo valore 19,75. Magari vedo se riesco a prendere anche una matita, non so se si vede il mio mouse. Ecco qua. Per cui praticamente si riduce esattamente il valore 19,75 e il nuovo rischio è calcolato dal masanello. Nel fare la nuova tabella ho semplicemente cambiato l'ordine dei fattori per avere un qualcosa di più rettangolare, che con Excel chiaramente sia molto più semplice e fruibile. Per cui ho incolonnato tutti in verticale praticamente la direzionalità dei trade vinti, mentre a destra i trade persi. Quindi ovviamente in qualsiasi punto io mi trovi della griglia, posso risalire ai tentativi o ai trade eseguiti semplicemente sommando i trade vinti e i trade persi, per cui se mi troverò nella cella 2-2 vuol dire che ho eseguito 4 trade, 2 vinti e 2 persi, per cui il mio valore di cassa sarà quello al denominatore, il mio valore di rischio sarà al numeratore. Come vedete i numeri sono esattamente gli stessi. L'ho impaginato così semplicemente per avere una tabella che con Excel è molto più familiare, per cui è anche semplicemente più friendly. E dopo magari ci metteremo proprio le mani dentro e vedremo. Però quelli che abbiamo visto anche l'altra volta, quindi abbiamo detto il capitale a disposizione o una parte, una frazione del suo capitale, che può essere anche una regola, per esempio, di tipo anti-martingala, cioè nulla vieta di avere delle regole di management che dica: ok, nella mia strategia Masaniello, che poi vedremo anche nelle sue fasi, può essere visto come un grid management, praticamente io posso stabilire un rischio che è il mio valore cassa o la mia massima perdita, il mio massimo drawdown, lo posso stabilire magari con delle regole di anti-martingala e quindi avere delle altre regole di management che sono alle spalle dell'utilizzo della tecnica del masaniello. E quindi chiaramente tutti gli altri parametri che seguono in base alla strategia. Le modalità di impiego del Masaniello sono fondamentalmente riepilogate in queste tre modalità. E adesso magari poi le andremo a vedere proprio una a una, perché ho degli esempi proprio pratici e soprattutto andremo a vedere un esempio che ancora tra l'altro ha mercato, perché il DAX praateticamente si è fermato, si è lateralizzato negli ultimi 3-4 giorni. Avevo messo su una strategia direzionale e insomma ci vedremo in che punto ci troviamo. Quindi l'impiego del modello di calcolo del Masaniello, per poi rapportarci a quello che è il position sizing, sono di tre tipi. Utilizzo tradizionale, che è quello che abbiamo visto praticamente con la tabella di prima. Abbiamo detto praticamente che io stabilisco una mia strategia di trading che possa essere anche quella più diversificata possibile, lavorare su più sottostanti, lavorare con rischio e rendimento anche diversi l'uno con l'altro, semplicemente calcolare il rischio monetario da una strategia che mi permette di ottimizzare e direi massimizzare il ritorno dell'investimento avendo predefiniti tutti i parametri che abbiamo visto in precedenza. Per cui è l'utilizzo tradizionale, quindi del foglio di calcolo, che mi dà un rischio monetario. Quindi a quel punto io devo poi traslare, per aprire la mia posizione a mercato, devo traslare in base al sottostante, in base al valore del tick, in base alla dimensione dello stop loss, devo traslare ovviamente il mio rischio monetario allo sottostante, allo strumento finanziario che devo tradare. È ovvio che in quest'ottica ci saranno anche delle problematiche di arrotondamento, che è uno degli aspetti che vorrei sottolineare, non è da meno, perché purtroppo noi sulla MetaTrader in particolare abbiamo un arrotondamento al microlotto, per cui spesso quando si va a traslare un rischio monetario a un valore poi insights sulla piattaforma da aprire, ci sono diversi tools in giro per rete, in rete diciamo, per fare questi calcoli in base allo strumento finanziario che si adotta. Chiaramente ci possono essere delle problematiche di arrotondamento. Ed è una delle cose che a me, da matematico, ovviamente non piace, perché se per esempio il rischio monetario traslato mi porta a un rischio di 0,015 lotti,
chiaramente lì devo prendere una decisione, quindi 001 o 002. E a quel punto chiaramente tutti i calcoli possono subire delle leggere variazioni. E quindi diciamo è quel calcolo che per carità si può anche utilizzare su strategie diciamo molto variegate, quindi adattabile praticamente a tantissime possibilità, però è quello che poi porta a una problematica di arrotondamento, così come abbiamo visto anche nella tabella dove avevamo addirittura dei centesimi, no? Sul rischio di 100, chiaramente avrò 19.75 che magari portato, non so, su una piattaforma in base allo stop loss, avrò appunto un esempio con microlotti non perfettamente precisi, diciamo, al microlotto. Per cui quello che io riesco invece a vedere poi col file nuovo è invece l'utilizzo direzionale, che in realtà presuppone il fatto di applicare il modello di calcolo del Masaniello a una direzione voluta, a una direzione di un sottostante desiderato. Noi tipicamente quando facciamo trading prendiamo decisioni, abbiamo detto prima, quindi decidiamo il sottostante, decidiamo una direzione e dobbiamo decidere in base al management una size da aprire. Vorrei far presente un aspetto importante, perché poi magari nel foglio proprio lo andremo a vedere. Per avere un'operazione di rischio rendimento 1 a 1, io posso aprire un'operazione, avere ovviamente ipotizzando 50 pip di profit sull'euro-dollaro e 50 pip di stop loss, al di là di costi e commissioni che anche nel primo webinar abbiamo dato un po' per scontato che siano un costo ovviamente da detrarre agli eventuali profitti o da aggiungere nel caso di perdite ovviamente. Il discorso del sizing può essere gestito direttamente come una griglia, cioè fondamentalmente io se volessi approcciare a una posizione con una posizione più moderata, posso entrare in mercato con una parte del mio massimo rischio. Quindi quello che era il mio position sizing di una posizione secca con stop loss e take profit definiti, io li posso, tra virgolette, parzializzare su più ingressi e posso darmi più tentativi all'interno di quella zona dei 50 pip di stop loss, per cui posso darmi più zone di ingresso, magari suddividendo ulteriormente questa differenza di 50 pip. Ed è quello che tipicamente si può fare con l'utilizzo del modello di calcolo del Masaniello applicato a un sottostante. L'ultimo, ma non meno importante, è quello del differenziale, sul quale praticamente si va a lavorare, magari lo rivediamo proprio meglio con altri esempi, si va a lavorare sui due lati, perché nel caso dell'utilizzo direzionale io scelgo un sottostante, applico il modello di calcolo e lavoro solo in una direzione. Per cui vedremo con gli esempi che ho portato qui stasera come questo sia possibile. Magari dopo apriamo anche la piattaforma per vederli nel dettaglio. Qui abbiamo un primo esempio che ho sviluppato praticamente alla settimana del 22 giugno, a fine mese, quando con Giuseppe ci sentimmo per organizzare questo webinar, feci la mia analisi di bravo trader e come tutti quelli che fanno ovviamente questo mestiere, presi una decisione sulla quale ovviamente non entrerò nel merito perché ci vorrebbe magari un altro tipo di webinar, però presi una decisione e dissi: ok, se l'euro-dollaro mi tocca il livello di 1,13, entro short con una griglia impostata con 5 su 9, quindi 9 tentativi totali alla ricerca di 5 trade vincenti. La mia griglia l'avevo creata con range da 50 pip, che è fondamentalmente, tra l'altro, anche esattamente la metà di una figura intera, perché come vedete, tra l'altro, c'è un po' anche questa psicologia nel mondo del trading, no? Che i numeri tondi, c'è questa teoria su cui i numeri tondi rispondono e quant'altro. Comunque, al di là delle battute, diciamo, fondamentalmente avevo battezzato questa griglia perché è molto vicina al mio modello di analisi che tengo in considerazione. Per cui 50 pip, così per semplificare giusto le cose, e sono entrato con un pendente praticamente al mattino, sono entrato con un pendente su questo livello di 1,13. Cerca quindi direzionale short, 5 tentativi su 9. Come vedete, il mercato inizialmente non ci ha dato ragione,
Il giorno dopo invece si è girato, praticamente invertito e ha dato il profitto sul primo trade che è andato a target e anche sul secondo. Questo per farvi vedere che cosa, che comunque anche durante il mio, diciamo, il mio percorso di trade vinti o persi, io posso in corso d'opera anche prendere altre decisioni. E dire, guarda, mi ha dato profitto adesso, mi aspettavo un ritorno dell'investimento, in questo esempio era esattamente del 100%, perché 5 su 9 mi permette di avere un ritorno del 100%, ho preso profitto, che ne so, magari solo del 50%. A questo punto io potevo semplicemente anche chiudere tutta la mia strategia short, perché magari dopo una prima fase in cui il mercato mi è andato contro, mi ha pagato. Potevo tranquillamente chiudere baratte burattini e andare a casa. Viceversa, l'ho portata avanti, ripeto, proprio a titolo didattico, e questo è il conto demo, ovviamente, di Tickmill. Per cui i giorni successivi, come vedete, ha lateralizzato, no? L'euro-dollaro è rimasto verso fine giugno, praticamente su questo range qui, che andava da 1,12-1,12,50, per cui praticamente mi ha dato un trade perdente, un trade vincente e poi ancora vi perdente vincente. Per cui praticamente anche qui io potevo, viceversa, nell'ambito della mia griglia, prendere altre decisioni e dire, guarda, qui sta lateralizzando, quasi quasi, anche se non ho preso la decisione prima, la posso riprendere dopo. Quindi cercare comunque di, primo, salvaguardare il capitale, che comunque è un capitale che ci si può permettere di perdere, perché abbiamo detto è una parte del proprio capitale che magari viene valutata sulla base di altre considerazioni. Però comunque lungo il mio percorso di trade vinti e persi posso dire ok, va bene, non va bene, il mercato mi sta dando ragione, mi ha pagato qui dopo 4 ero esattamente a 3 vinti e 1 perso e potevo fermarmi qui, ma anche qui dopo 6 ero a 4 vinti, 2 persi. Poi, come vedete, è solito fare, il mercato si prende quello e gli interessi. E successivamente ci sono stati 2 giorni negativi, per cui ci siamo portati su questo punto, che poi è il punto che tipicamente bisogna evitare proprio dalla tecnica del calcolo del Masanello. Perché se vi ricordate, io vi ho detto avevo 9 tentativi, e qui noi avevamo eseguito esattamente 4 tentativi, cioè 8 tentativi, con 8 esiti, cioè 4 esiti positivi e 4 esiti negativi. Per cui siamo ritornati esattamente sul valore di partenza. E qui noi avevamo, al di là delle spese e delle commissioni, praticamente ancora il nostro capitale. Avevamo, poi lo vediamo dalla griglia, proprio che adesso magari la vado a prendere un attimo così ce la guardiamo. Avevamo esattamente il nostro capitale. Questa era la griglia impiegata per questo esempio qui. Come vedete, c'è stato praticamente l'1,28 era il valore di cassa che è rapportato su 50 pip di euro dollaro a un controvalore, quindi il mio rischio massimo, che chiaramente è facilmente calcolabile. La prima posizione era andata a profitto, per cui praticamente siamo andati in diagonale, è incrementato la cassa, la seconda anche a profitto, e la terza è andata negativa, quindi siamo passati qui. Poi c'è stato ancora un profitto, ancora un negativo e dopo 8 tentativi praticamente ci trovavamo qui con una cassa ancora residua di 1,28 che se vedete è praticamente il mio valore iniziale. Quindi al di là di aver perso tempo e di aver perso costi e commissioni, spread e commissioni, spread perché no, in questo caso erano positivi perché sull'euro-dollaro erano positivi, però comunque ci ho rimesso le commissioni a questo punto del mercato io potevo dire sai che c'è? La mia analisi mi ha dato ragione, non sono uscito quando potevo uscire. A questo punto c'è praticamente l'ultimo trade, il tutto per tutto. Quindi resta l'ultima chance, che poi nell'esempio è andato a profitto, ma non per questo voglio ovviamente vantarmi, anzi vorrei mettere in evidenza proprio gli aspetti negativi di arrivare, diciamo, all'ultimo trade dove praticamente c'è il tutto per tutto, si rischia di nuovo di compromettere magari quel capitale che per quanto ci si può permettere di perdere,
è un capitale che va sempre preservato e conservato. Per cui, diciamo, qui poteva essere forse il momento anche di mollare tutto e di dire aspetta, forse la mia analisi in questo momento la devo rivedere un attimo. Per cui è un esempio che, insomma, può dare degli spunti di riflessione, soprattutto di considerazioni su quelle che sono le griglie. E quando io dico questa griglia è importante, perché? Perché io durante il percorso posso già stabilire certe regole e posso stabilire che magari arrivato a un certo punto, come vedete qui, dopo due vinti, avevo già un valore di controvalore di incassa in cui avevo vinto 0,70 su praticamente due trade da 0,35. Ed è già, diciamo, un bel valore, diciamo, che avevo portato a casa. Tra l'altro, il mercato mi aveva dato ragione, per cui diciamo, potevo semplicemente chiudere lì. È ovvio che queste strategie vanno pianificate e stabilite a priori in base al proprio trading system, in base al modello di trading che si utilizza. Però lascia spunto proprio per dare, diciamo, delle considerazioni ulteriori. Ovviamente l'ultima diagonale, o come nel nuovo file vedremo poi nell'ultima colonna, praticamente ci avviciniamo alla zona rossa, no? Alla cosiddetta zona rossa che io coloro di rosso perché? Perché chiaramente è il punto di non ritorno dove poi chiaramente avrò assorbito il massimo rischio, la massima perdita. Non so se ci sono le domande, io non ho aperto la... Ah, eccole qua. Si riesce a sentire bene? Mi seguono bene? Ci sono domande? Non so se... Sì, allora ti Ok, ottimo. sentiamo bene. Una cosa che volevo capire su questo Sì. esempio che mi hai fatto vedere. Allora, tu sul primo trade sei entrato praticamente short, Sì, la giusto? direzione, questo è il masanello direzionale, cioè applico un grid management, quello che a me piace chiamare come grid management, e dico, ok, ho un'idea short. Entro quindi con tutte le mie posizioni short, che sia o ordini sell o ordini limit, perché come vedete il primo ovviamente a mercato era un ordine limit, ma il secondo era un ordine stop, perché chiaramente ha dato a favore di, in questo caso, di direzione, no? Per cui Ok, ma tu sono sul primo sei entrato con una size di 0,35, giusto? 0,35, sì, come da Esatto. tabella, come da tabella precalcolata. Quindi il primo, facciamo un po' il percorso. Allora, Questo è sento... un profilo di rischio su 50 pip. Voglio ricordare che il valore di controvalore di 50 pip su 1,28 sono 640 dollari, che chiaramente vanno distribuiti su 9 tentativi. Quindi era il mio valore così, ovviamente simbolico, didattico più che altro. Magari poteva essere molto, diciamo, più piccolo, chiaramente in base Ma quel 1,28 si al... Però la intende size lotti, consigliata dal giusto? Masanello, 1,28 lotti, sì. Ok, quindi tu sei Sì, iniziato. perché adesso poi vedremo, quando passiamo a vedere l'Excel, vedremo come sia utile e comodo utilizzare, se si va verso un grid management, e quindi conoscendo quello che è il tick value del sottostante, lavorare direttamente con valori di lotti e microlotti, perché di fatto mi permette di avere l'arrotondamento alla seconda cifra decimale. Poi lo vedremo quando passiamo sull'Excel. Ok, chiaro. Quindi la prima, diciamo, il numeratore, la Quindi size sono entrato con lo preferita. 0,35, ho seguito la tabella, di, diciamo, del calcolo che vi ho mostrato con tutte le Quindi size. sei sulla prima. Alla fine l'ultimo mi ha dato il profitto che aspettavo. Però fondamentalmente più che non il profitto, la vincita o la perdita, mi interessava far capire il concetto che lungo il percorso io posso cambiare in corso d'opera, io posso prendere altre decisioni. Se mi sta andando bene, così come nella prima diagonale, io posso dire, guarda, sai che c'è, mi fermo, perché tanto, ok, non avrò fatto il mio ritorno dell'investimento che avevo precalcolato, ma va bene. Se le cose mi danno ragione e non sono entrato con un ingresso secco, sono entrato con delle griglie. Quindi, se le cose mi vanno bene, posso decidere di prendere decisioni, cioè posso valutare di prendere decisioni anche in corso d'opera. Per cui, per quanto, diciamo, questo sia un valore che magari dovrebbe essere sempre, calcolato sul proprio profilo di rischio, però potrebbe anche essere valutato, in maniera più speculativa, e lo vedremo poi nell'esempio del differenziale. Quindi non è detto che per forza io sono obbligato ad andare avanti, cioè lungo il mio percorso posso fermarmi in qualsiasi momento e ricominciare o rifare la mia analisi.
Questo anche perché, Molto interessante, molto proprio interessante. perché quando si va, cioè, l'aspetto fondamentale che vorrei, Giuseppe, e qui aiutami anche tu, quando si prendono delle decisioni e si entra con una convinzione di dire ok, euro-dollaro deve andare short, ok, no, sappiamo, i trader ormai, ma andrà sicuramente short, e poi magari quante volte prende prima lo stop loss e poi torna giù e fa nella direzione che poi avevi esattamente battezzato. Io penso che qui stasera forse tutti possano dire che sarà successo almeno una volta nella vita, no? Di avere uno stop loss che è stato prima preso e poi dopo magari andava a target. Con l'ingresso a griglia, tutto ciò può essere valutato e preso in considerazione, perché di fatto il grid management è un po' come altri trader a volte fanno vedere, di parzializzare in ingressi se il mercato ti dà contro, ma anche se ti dà a favore, perché di fatto, come vedete qui anche, il calcolo poi a volte cambia, perché il masanello ti dà una griglia preimpostata che ti porta a un risultato certo. Mentre altre griglie che io ho visto sono di difficile interpretazione e soprattutto è difficile capire quale sarà il ritorno dell'investimento a risultato ottenuto, no? Per cui diciamo, lasciano sempre un po' un'ambiguità su quello che è il profilo di rischio e quello che è il possibile ritorno. Il calcolo del modello del Masanello invece è chiarissimo in questo e matematicamente abbiamo visto nella prima sessione sviluppa un numero enorme di equazioni proprio per rispondere, diciamo, a tutti questi processi, diciamo, queste. E quindi credo che sia interessante come alternativa, almeno così da considerare, soprattutto per chi lavora in discrezionale. Il discorso del grid management, questo qui, per esempio, è soprattutto per tutti coloro che lavorano in discrezionale, che magari vogliono avere, al di là del profilo di rischio che si ha, anche un approccio più moderato con gli ingressi e con le posizioni. E soprattutto avere la chance, per esempio, in questa zona laterale, avere la chance di dire, sai che c'è, la mia analisi mi è andata bene fin qui, speravo meglio. Però intanto mi fermo perché ho visto che sta lateralizzando, magari mi fermo. E infatti, come poi l'esempio dimostra, proprio classico, il mercato si prende tutto e con gli interessi. Premesso che poi alla fine è andato a favore, perché l'ultimo trade era l'ultimo tentativo, ma non è il risultato positivo che volevo mettere in evidenza, ma soprattutto il fatto di poter prendere delle decisioni in corso d'opera. No, ma è molto interessante perché costruisci comunque un percorso. È vero che nell'ultimo trade ti vai comunque a giocare un po' tutto, però mettiamo il caso che uno può anche decidere poi di cambiare lì strategia perché ritorni Certo, nuovamente allo stesso valore di cassa e quindi cambiare impostazione rispetto invece al trade tipico che apri, che ti va bene o ti va male, comunque già perdi tutto quello che certo. Certo. Io hai messo. intanto leggo una domanda di Antonio che è abbastanza interessante perché ci dice esattamente, anziché chiudere la posizione in profitto e riaprire un'altra short, come nei primi due esempi, si può chiudere solo parte della posizione per il secondo movimento. Esattamente così. Ovviamente io nell'esempio ho applicato il modello di griglia esattamente così come da calcolo, ma è evidente ed è palese capire che se io ho un modello del genere che mi fa entrare su un primo livello e poi dopo dovrei chiudere questa posizione per aprirne un'altra uguale, praticamente posso lasciare la prima posizione al mercato. Questo ovviamente i broker magari non saranno tanti contenti perché si riducono gli eseguiti, però fondamentalmente potevo, per esempio, con l'esempio proprio citato, lasciare la stessa prima posizione anche per praticamente due trade, quindi lasciare questa qui esattamente al mercato ancora. Eh sì, perché comunque la stessa size. Mentre poi successivamente avrei dovuto o aumentare e quindi incrementare in caso di perdita con un ordine limit, perché in caso di perdita chiaramente il mercato ritorna su e quindi incrementare con un ordine limit, o ridurre, prendere profitto, iniziare a incassare qualcosa e ridurre la posizione a 0,35-0,30. Sì, comunque diciamo, l'osservazione di Antonio, che chiaramente conosco bene ed è già tra l'altro un utilizzatore del Masanello, è una domanda molto pertinente. E Marco, leggo così al volo, ho notato che nella tabella che abbiamo si ha una profittabilità del 50% su 10 trade, il profitto è minore rispetto se si fa con 20 trade, sempre il 50% dell'1 a 1. Allora, lo possiamo simulare, lo vediamo, negli esempi poi vi fornirò adesso
il foglio Excel lo andiamo ad aprire e lo vedremo come utilizzarlo, perché lo feci vedere nella prima sessione, per cui Marco, non so se hai visto il primo webinar, ti consiglio di andare a vedere la registrazione, perché feci vedere come con un rischio rendimento 1 a 1 e il 50% di trade vincenti, all'aumentare del numero di tentativi, il ritorno dell'investimento tende a 2, cioè, ovvero tende al 100%. Quindi praticamente era un po' uno slogan così divertente, lasciatemelo ripetere, magari, che mi permetteva di dire che se volete raddoppiare il vostro capitale, dovete utilizzare il Masaniello praticamente all'infinito, cioè con un valore infinito di tentativi e un rischio rendimento 1 a 1. Bastano solo il 50% di trade vincenti per raddoppiare il capitale, quindi aumenta il ritorno dell'investimento all'aumentare il numero di tentativi. Poi lo vediamo con l'Excel. Andiamo avanti perché vedo che il tempo scorre e quindi questo è il grid management. Questo è un altro esempio che tra l'altro magari aprirei la piattaforma a questo punto per farvi vedere anche come... Vediamo se si vede la piattaforma. Ecco qua. Perché ho un altro esempio che tra l'altro ho avviato solo qualche giorno fa sul DAX, che chiaramente non sta andando proprio bene, però voglio dire, fondamentalmente è sempre così a titolo didattico. In questo caso la griglia è una griglia leggermente differente. La vediamo subito. Sta qua. Sono 5 tentativi, quindi con 3 trade vincenti attesi. Qui ho già impaginato, come vedete, in griglia precisa, senza quegli spazi che nella versione precedente invece danno un po' fastidio. E, niente, praticamente in questo esempio il mercato toccato 12.750 di DAX, anche in questo esempio sono entrato direzionale short. Mi ha dato ragione sul primo movimento di 250 punti e poi mi ha dato due movimenti contrari, per cui in questo momento mi trovo con un trade che eventualmente per essere profittevole, ovviamente per avere una griglia che sia inferiore ai 12.750 deve raggiungere 12.500, per cui se raggiunge 12.500 il DAX mi darà ragione, se viceversa toccherà il mio stop loss che è in 13.250 sarà perdente, per cui sarà un esempio negativo, ma ovviamente sappiamo che non sempre, diciamo, si ha ragione sulle proprie analisi, per cui in questo momento il DAX è ancora in corsa. Come vedete, tra l'altro qui, nella giornata dell'altro ieri, ci stava quasi per pagare questo profitto dopo un primo allungo, quindi rottura dei massimi della giornata del 6 luglio. Praticamente ci stava in serata, quando mi pare che sia uscita una news sui mercati anche americani, per cui c'è stato un ribasso, un crollo, diciamo, proprio 2 o 3 giorni fa. Mi pare che cos'era? Lunedì c'è stato Sì, proprio un lunedì. crollo in serata, in tarda serata, esatto. Poi niente, ieri, l'altro ieri si è ripreso, per cui è andato a toccare 13.000, che proprio per un attimo praticamente mi ha eseguito per un 0,02 di DAX, praticamente. Vabbè, ha preso lo stop loss, adesso siamo a mercato con l'ultima posizione, che se ci pagherà, ovviamente dovrà pagarci a 12.500. In questo caso anche era un'applicazione direzionale, in questo caso short, allo stesso esempio diciamo dell'esempio di prima. Come vedete, tutta l'operatività, che tra l'altro è abbastanza semplice, anche l'ampiezza della griglia, ci permette anche un modello, una gestione manuale. Cioè, tranquillamente, visto che sono ordini che vengono eseguiti anche su 2 o più giorni, io posso tranquillamente lavorare con ordini stop o con ordini limit, quindi lavorando direttamente in piattaforma con ordini che vado a piazzare nel momento in cui il mio punto viene toccato, quindi il mio ordine viene chiuso. Quindi è un modello che si può anche applicare, diciamo così, in manuale. Troppe robe aperte. Adesso tra un attimo passiamo anche al foglio Excel che merita forse un po' di attenzione. Anche in questo caso siamo sul grid management. Ritorniamo un attimo su quello che è il Masanello differenziale, prima di passare al foglio Excel che poi vorrebbe essere la chicca finale, che vi verrà sicuramente inviata da Giuseppe nei giorni successivi, io penso domani quando vi Sì, poi manderà vado a le vedere mail di il video recap. di oggi. Esatto. Il Masanello differenziale, che cos'è come tecnica?
rispetto al masanello direzionale, mi piace chiamarlo direzionale o grid management, perché di fatto io lavoro su un sottostante, no? Quindi battezzo la mia analisi e lavoro in una direzione, in una delle due direzioni possibili, ovviamente. Il differenziale si chiama così proprio perché è differente, cioè non perché è differente, perché fa la differenza tra i due lati, il lato long e il lato short. Quindi lavora esattamente su entrambe le direzioni come se fossero due masanelli contrapposti, due masanelli direzionali contrapposti. E vi faccio un esempio proprio per capirci subito, no? Se io ho, per esempio, un masaniello con 10 tentativi, se vado in una direzione long, e imposto il numero di attesi trade vincenti come 6 su 10, avrò una vincita se, per esempio, il lato long va nella direzione auspicata con almeno 6, quindi con un numero maggiore di trade della griglia vincenti rispetto a 10. Il risultato, che poi vedremo proprio sull'Excel, è maggiore del 100%. Che vuol dire? Vuol dire che io in realtà posso pagarmi una strategia contraria anche di un lato short, che sia sempre alla ricerca di 6 movimenti su 10 tentativi. E anche in questo caso ho un ritorno all'investimento nel caso maggiore del 100%. La somma dei due, di fatto, mi dà un ritorno comunque positivo. L'unica condizione perdente, e qui lo vediamo nell'esempio che io feci l'altra volta, l'unica condizione perdente è se il mercato, dopo 10 tentativi, ritorna esattamente sul mio punto di apertura. E rispetto alla griglia che sono andato a definire, praticamente se io entro, come nel caso del DAX, a 12.750, se il DAX, dopo 10 movimenti in griglia, ritorna di nuovo sul livello mio di iniziale di partenza, ho perso il massimo valore di drawdown che ho stabilito. Nel caso invece positivo, quindi di chiusura o al di sopra o al di sotto del mio valore impostato, otterrò un profitto. Ok? Mi piace chiamarlo differenziale proprio perché lavora su due lati, long e short, e ovviamente la net position che poi entrerà a mercato, che poi è quella che si vede nella famosa tabella, nella griglia che vi feci vedere l'altra volta, è di fatto solo una delle due posizioni, perché se il masaniello long mi dice per esempio di aprire un lotto long e il masaniello short mi dice di aprire 0,5 short, ovviamente io non vado a fare due operazioni, vado a fare la differenza delle due nel lato ovviamente del maggiore. Quindi la net position di un lato, di un lotto long e di mezzo lotto short sarà esattamente mezzo lotto long, per cui vado a lavorare entrambi le posizioni. E come vedemmo nell'esempio passato, questo è l'esempio che lavora sul breakout praticamente, perché di fatto la rottura di un livello o di una zona di livelli è di fatto chiamata breakout. Quindi io posso avere un breakout che sia long o che sia short, non importa. L'importante è che la mia analisi mi porti a dire che ci sarà un breakout in questo numero di tentativi che vado ad applicare sul masanello. E come vedete, anche qui nella zona grigia, feci vedere nel primo webinar come si possono prendere ulteriori decisioni anche in corso d'opera, evitando magari di portare a completamente a rischio tutto il valore iniziale definito, che in questo caso è 1,86, ma ripeto, è solo per far quadrare i numeri e per far capire, diciamo, nell'esempio citato. Ma se io ho un trade finale che è quasi pari al 70% del mio valore del massimo rischio, lo posso preservare e dire: ok, se ho ottenuto il breakout prima di 6 movimenti, perché qui, come vedete, arriviamo con 3 short e 3 long, no? Quindi praticamente io mi troverò nella situazione della zona grigia se dopo 6 movimenti di range, di fatto, lo strumento sta lateralizzando ancora, quindi ha fatto 3 long, 3 short, di fatto sono di nuovo al punto di partenza. E quindi in questo punto io mi trovo nella zona grigia. Posso decidere ovviamente di entrare a mercato con l'ultima size, ma posso anche preservare questa porzione di capitale e quindi mettere a rischio solo una parte più piccola, che
che sarà ovviamente la differenza di 1,86 meno 1,28 che è quello salvato, che coincide con la somma di questi tre trade qui che sono 0,58. Il ritorno eventuale di un breakout long o di un breakout short è comunque di 0,70, che in termini di rischio rendimento come complessiva strategia è maggiore dell'1 a 1. Quindi se io preservo questa size, vado a rischiare 0,58 contro un possibile ritorno di 0,70. Quindi se ho fatto bene i miei calcoli, se ho stabilito bene la mia griglia e se ottengo un breakout avrò un ritorno maggiore di quello che sarà magari un'ipotesi negativa in cui vado a perdere 0,58 nel caso in cui il mercato invece di avere un breakout lateralizza ancora. Poi c'era anche l'altro esempio, ma che chiaramente si riporta un po' alla considerazione opposta, no? Dissi anche l'altra volta, io posso lavorare o in breakout o anche in mid reverting, ormai va di moda, no? Un po' queste due terminologie di breakout o mid reverting in base al sottostante che si sceglie di tradare. Fondamentalmente anche in base alla griglia o ad altre analisi che si devono necessariamente aggiungere a priori sulla decisione di utilizzare o meno un grid management di questo tipo, che devono essere frutto di altri studi, che siano Banden in Bollinger, RSI o altro, ovviamente non entro nel merito perché veramente non basterebbero forse settimane per poter entrare nel merito delle possibili strategie. Però nel momento in cui io stabilisco una strategia e magari il mio backtest mi ha dato fiducia sul fatto che lo strumento a un certo punto si comporterà in maniera breakout, io posso mettere su una griglia del genere per lavorare breakout o viceversa lavorare in mid reverting, quindi escludendo praticamente le zone di eccesso breakout, praticamente di una zona verde che può essere ampia a piacere. E anche la zona qui, la grid, la famosa ampiezza dell'euro-dollaro 50 pip, io la posso fare anche di 100 pip, di 20 pip, posso farla di quanto mi pare. Ci sono stati alcuni trader che in passato mi hanno contattato per cose molto veloci anche, e per cose veloci addirittura parlavano di meno di 10 pip. Però ovviamente ognuno ha la sua strategia, cioè il campo di applicazione, il campo di possibili soluzioni che si possono trovare con questo modello di calcolo è praticamente abbastanza vasto. E non so se ci sono ancora domande, aiutami tu Giuseppe perché Sì, vedo che il tempo allora scorre, non vorrei andare molto lungo, sì, per cui vorrei far vedere il foglio Excel. allora facciamo vedere il foglio Excel perché Ok, siamo quasi a un'ora di poi il ok. differenziale. Allora, Qui, per esempio, faccio vedere un esempio anche di un piccolo expert fatto da un programmatore con cui sono in contatto, per cui delle cose si possono anche automatizzare fondamentalmente o addirittura, come negli esempi che ho postato prima, lavorando con gli ordini a mercato buy stop o buy limit. Dicevi, scusami, Giuseppe? no, dicevo che allora, ad esempio Luigi ha scritto che non è chiaro il discorso sul differenziale, però tenete conto questo, che io sono il primo utilizzatore di dei webinar che faccio, quindi non appena Massimo mi girerà il foglio di calcolo, io stesso poi farò dei progetti di trading, ho già qualche strategia in mente dove andiamo ad applicare questo in maniera anche, diciamo, in intraday sul mercato. Sì, Quindi, allora, sia sul gruppo o su Telegram, Giuseppe, possiamo tranquillamente interagire, mettere su anche degli esempi didattici addizionali. Invito comunque, alla fine darò i miei contatti, tu stesso nella mail di recap manderai i miei contatti. Ripeto, per quanto io non sia un formatore e non c'è nulla che chiaramente viene venduto, nel senso non c'è un corso di training, cioè è tutto pubblicamente free. Io sono disponibile ovviamente nei ritagli di tempo a dare maggiori delucidazioni, per assolutamente. cui Luigi, se vuoi poi magari anche privatamente possiamo sentirci e approfondire la materia. È Non è molto molto complicato. complesso, forse non so, no, non so se lui aveva seguito magari il primo webinar, però fondamentalmente devi vedere come se fossero due masenelli contrapposti, uno che guarda il lato long e uno che guarda il lato short. Per cui posso lavorare o in breakout o in mid reverting facendo delle considerazioni. E il modello di calcolo, l'algoritmo di calcolo del masenello mi aiuta nel calcolare il rischio monetario avendo definiti quei paletti di cui abbiamo parlato appunto relativamente al numero di tentativi e soprattutto all'ampiezza della griglia che vado a decidere. Ok, vediamo il foglio di calcolo così poi magari Comunque, diventa qualcosa un po' più chiaro poi
E poi vi faccio vedere dove andare a Sì, vedere la prima. vediamo un attimo il foglio di calcolo, giusto per darvi un esempio. Il foglio di calcolo è questo qui. Non so se si vede l'Excel, che tra l'altro oggi, esattamente in questo video, io presentai il mio primo foglio di calcolo del Masanello nel 2002, ed era esattamente 18 anni fa. Quindi mi sembrava anche corretto, in virtù del fatto che stessimo organizzando questi webinar, anche mettere su un foglio un po' che sia maggiorenne, no? Tra virgolette, che sia molto più fruibile. E siccome io sono il primo fruitore, l'ho implementato in questo modo, con una barra a sinistra che fondamentalmente funge da calcolatore. Quindi da simulatore, dire ok, io vorrei applicare, vado a fare dei test, dico qual è il mio massimo rischio in valore monetario? Esempio 1000. Quanti tentativi, quanti trade voglio eseguire? 20. Quanti me ne aspetto in vincita? 10. Esempio classico, no? Anche la terminologia, come vedete, ho cercato di rispecchiare quanto più possibile quello che è la terminologia nel mondo del trading, per quanto il modello, ricordate, viene dal mondo delle scommesse, ma ho cercato di rispettare. Quindi io qui posso utilizzare il calcolo del rischio rendimento, no? 1 a 1 è l'esempio classico, ma potrei mettere anche 20 pip e 40 pip. Che chiaramente equivale al rischio rendimento 1 a 2, ma potrei mettere ovviamente 50 pip di rischio contro 25 di rendimento, quindi o potrei mettere 3 di rischio e 2 di rendimento. Quindi qui mi posso sbizzarrire, il Excel ci farà i calcoli per conto nostro, no? Quindi ho cercato di avere una terminologia quanto più vicina al mondo del trading, quindi quel famoso valore quota, dimenticatelo perché a questo punto si parla solo di rapporto rischio-rendimento. Quindi inserisco il mio rapporto rischio-rendimento della strategia, il numero totale di tentativi, questi sono tutti i parametri. Qual è il ritorno dell'investimento di questa manovra? Calcolo e lui mi fa vedere, dice 70%. Bene, è tanto, è buono, è poco. Uno ci fa delle considerazioni e dice, ma che succede se invece di 10 mi aspetto 9? Riduce il ritorno dell'investimento, però ho anche magari maggiori possibilità di portarlo a casa, no? Quindi addirittura, come vedete, con valori addirittura negativi del 50%, io ottengo un risultato comunque profittevole. Cioè, addirittura 8 su 20, 20 di rischio rendimento 1 a 1, mi porto a casa comunque un 15%. Ricordo, 15% sul valore massimo drawdown, cioè questo è il valore massimo che, per chi non ha visto il primo webinar, non ha ben chiaro, è la perdita. Tra l'altro ci sono anche delle leggende, ho aggiunto diciamo, delle leggende, come vedete posizionandovi sopra la cella, praticamente vi dà anche delle celle. C'è una leggenda sui valori. Per cui posso simulare a mo' di calcolatore, dico, cosa succede se? E a questa domanda a me piace sempre rispondere prima di entrare al mercato. Ovviamente posso sbizzarrirmi e fare 150. Se vi ricordate prima 20, 10 su 20 era del 70%, mantenendo la win percentage uguale al 50%, come vedete il ritorno dell'investimento aumenta. E se andiamo ad aumentare ulteriormente, aumenterà ancora, come vedete, tendendo a, se estremizziamo su valori molto alti, tenderà ad avere, che è successo? C'è un errore di Excel, eccola in diretta, non ci ho provato, forse c'è un errore, va bene. Comunque tenderà praticamente ad avere, nella calcolo del programma in Visual Basic, tenderà ad avere ovviamente un ritorno di investimento pari al 100%. Quindi aumentando in maniera molto elevata il numero di tentativi e fermo restando il 50%, il ritorno di investimento tornerà al 100%. Quindi per rispondere prima, non mi ricordo se chi mi ha fatto la domanda, aumentando questo valore, diciamo, aumenta anche il ritorno dell'investimento. Poi ovviamente crea Masaniello Mobile. Quello che mi serve, una volta stabilito che questo è il mio modello che mi va bene, mettiamo l'esempio di prima, 10-20, perché poi in Excel qui, io ho dovuto mettere comunque dei limiti. Come vedete, l'Excel potevo anche non lasciare dei limiti, no? Però per così leggibilità anche proprio del sistema, ho messo un limite su 40 tentativi, mi pare, e 20 trade vincenti. Per cui, una volta che io ho calcolato che questo tipo di modello con rischio 1000, 20 trade, 10 attesi mi va bene,
Crea Masaniello Mobile, ecco qua, e io ho già tutta la tabella pronta di sites al numeratore con il valore di 1000, che è il mio valore che viene riportato ovviamente fedelmente pian piano che proseguo nella mia cella. Quindi trade vinti mi sposterò in basso, trade persi mi sposterò a destra. Quindi in esempio in cui vinco, poi perdo, mi sposto a destra, mi sposto qua. Poi perdo, poi vinco e quindi al denominatore avrò il valore cassa residua del valore di massimo drawdown stabilito. Il valore del numeratore sarà il mio rischio monetario che andrò a definire sul mio sottostante. Ho aggiunto, oltre questa tabella, questo dato qui, risk factor, perché è un dato carino che vi può aiutare soprattutto per quello che può essere il calcolo del rischio. Perché? Perché succede questo, che se andiamo a mettere i decimali, come vedete, in certi casi ritorniamo al problema degli arrotondamenti, no? Che dicevo prima, per cui i decimali chiaramente impattano magari parzialmente, magari su 1000 no, però se vado a fare pochi trade potrebbero impattare anche notevolmente. Per cui questo fattore mi permette di utilizzare un rischio che può essere anche 251, quindi anche multipli e sottomultipli, che mi permette di avere, come vedete, i decimali alla seconda cifra, cioè alla prima cifra, al primo decimale. Quindi cercare di avere un arrotondamento quanto più vicino possibile, diciamo, a una size ipotetica. O, volendo, questi possono essere anche direttamente valori messi in lotti e microlotti, come nell'esempio che ho fatto 5 su 9, se vi ricordate, mi pare che avevo messo 1,28. Avevo calcolato direttamente le sites direttamente con questa tabella qui, vedi? Praticamente arrotondando al secondo decimale e quindi calcolando a monte in base al sottostante euro-dollaro 50 pip di griglia 1,28, io so che 50 pip 1,28 mi fanno praticamente 640 dollari. Ovviamente dollari poi rapportati in euro possono essere ricalcolati, che è un rischio che magari uno può precalcolare se si lavora con delle griglie fisse. Quindi si può direttamente, piuttosto che mettere il rischio monetario, qui direttamente un rischio direttamente in size. Size massima, questo è il valore massimo di massima perdita. Quindi basta calcolare il valore della griglia per questa posizione per avere la massima perdita. E qui, come vedete, sono tutte le size aperte, arrotondate esattamente al microlotto. Per cui se facciamo la somma di tutte le possibili vincite ci darà 1,28. Se facciamo la somma di tutte le possibili perdite ci sarà ovviamente 1,28 perché ritorna al 100% come se fosse un'operazione 1 a 1. Questo grid management sarà nel suo totalità sarà come un'operazione 1 a 1. Quindi il discorso che un po' facevo all'inizio, per avere un'operazione 1 a 1 posso fare un tentativo con uno stop loss, posso fare tre tentativi. E mettendo uno stop loss più largo, quindi aumentando il numero di tentativi, ovviamente su 3 ne devo vincere 2, ma posso farlo su 5 per raddoppiare, per avere il 100% di ritorno, devo averne almeno 3 e via andare, almeno uno più della metà, per cui 5 su 9, 6 su 11 e via andare. Vedrete che il ritorno è sempre ci permette questo di, come poi pratici, avere delle considerazioni ancora, dire ok, la mia analisi sta andando bene, vado avanti, piuttosto che mi fermo, sta lateralizzando, esco prima, o magari sulla base di queste griglie, le ultime colonne sono quelle dove mi sto avvicinando alla massima perdita. Perché come vedete qui in diagonale, cioè in verticale, se va bene, vado verso la vittoria. Con un errore ancora mi trovo in una griglia, diciamo, in una zona di confidenza. Al secondo errore, magari dipende quando si verifica, potrei essere in pre-alert e quindi colorare magari queste zone, che ne so, con dei colori differenti e quindi dire ok, attenzione, se arrivo al terzo errore, con questo modello magari esco prima, salvo parzialmente una parte del capitale che comunque, ripeto, dovrebbe essere sempre stimato come massimo valore di perdita totale, però comunque posso fare delle considerazioni e dire ok, se arrivo qui, esco prima.
così come nel caso del differenziale, non è detto che io debba per forza andare fino in fondo, no? In corso d'opera. L'abbiamo visto anche sull'euro-dollaro, abbiamo visto che praticamente dopo due trade eravamo già profittevoli, siamo andati avanti, poi ci siamo trovati in una situazione di lateralità, potevamo uscire, alla fine il mercato ci ha dato contro, per poi premiarci, è vero, è l'ultimo tentativo, ma è quel tentativo che io cerco sempre, no, di evitare, di consiglio di evitare. Poi, per carità, se questo è il valore che stavate come massima perdita, va anche bene rischiarlo fino in fondo. Il trader deve prendere decisioni, no? Come abbiamo detto anche in precedenza. Quindi il Matera Mobile è questa cosa qui, che tra l'altro permette anche di avere, togliere e mettere decimali, che vi aiuta in base al risk factor, agli arrotondamenti, alla seconda decimale. Per avere, diciamo, delle tabelle già pronte da applicare praticamente sulla MetaTrader. Molto bello, non vedo l'ora di iniziare Io con. ovviamente il limite è solo fisico, ovviamente solo di leggibilità, l'ho messo ovviamente mi pare a 40 con 20 attesi, per cui come vedete riempie tutta la griglia, qui mettiamo magari un valore più alto, riempie tutta la griglia. Però ovviamente per una questione di leggibilità io consiglio insomma, di avere delle griglie un po' più piccole perché, oddio, per chi volesse utilizzare questo modello di management che ricordo può essere applicato anche proprio come rischio monetario, per esempio su un conto di trading alla ricerca di 50% di vinte, rischio 1-1, comunque ha un ritorno interessante, cioè voglio dire, può essere anche utilizzato proprio come strategia di gestione di un conto, magari un conto studio, un conto demo, un conto che possa magari essere utilizzato all'inizio da un trader neofita per cercare di capire anche se bene o male è profittevole o meno, dove praticamente gli bastano solo il 50% di esiti vincenti per essere profitto e soprattutto gli lascia la facoltà di prendere decisioni in corso d'opera. Se si è in profitto, non so, comunque invece del 70%, si è in profitto del 30-40%, come questa zona qui dove vedete ho raggiunto già un valore di equity superiore a 1.600-1.500, io posso dire, sai che c'è, è arrivato qui, magari mi fermo, porto a casa il mio pane quotidiano e vado avanti con magari un altro profilo di rischio successivamente. Ottimo Massimo, A ognuno il suo, a ognuno il suo, quindi ripeto, è un modello di calcolo e di pubblico dominio, tutti coloro che vogliono possono tranquillamente contattarmi e credo che sia l'ultima slide proprio quella dei miei dati di contatto, il profilo Facebook e le mail che poi magari tu ricorderai nelle mail di recap. sì, mi prendo un attimo il monitor perché faccio vedere dove farti vedere, Sì. però fai Allora prima faccio dei tuoi stop contatti. share. Intanto vedo se ci corre. Allora, riprendo io un attimo il monitor perché vi faccio vedere dove andare a prendere la prima registrazione. C'è su YouTube il canale di TIC1000, quindi basta cercare su YouTube TIC1000 e si apre una serie di playlist con. Aspettate che è partita la registrazione. Allora, quindi vi appare la pagina di TIC1000, andando sulle varie playlist, c'è quella italiana, che si trova qui da qualche parte, eccola, cliccandoci. Ci sono tutti i webinar fatti in casa TIC1000 e quello di Massimo è stato fatto nel mese, sì, un mesetto fa quasi, il 18 giugno, e quindi abbiamo parlato anche lì di differenziale, quindi magari ho visto qualche domanda, vi rivedete il primo webinar. Per i contatti c'è la mia email giuseppe@tikmi.co.uk e quella di massimo.mondo@hotmail.it. Poi domani, quando Massimo mi girerà il file, io poi vi invio una email con appunto il file e anche la registrazione di oggi. Poi, come dicevo, io sono sempre il primo fruitore dei webinar che faccio, e quindi in particolare quando ci sono dei modelli e comunque delle strategie così innovative, e quindi cerco poi di creare delle strategie, dei progetti sempre a scopo didattico. Potete iscrivervi alla chat gratuita di Telegram che è Working Forex, e poi c'è un canale dedicato proprio molto operativo che è su Discord, però questo è diciamo destinato ai clienti di TIC1000, dove ci sono varie chat in cui andiamo anche poi a fare delle analisi
live, e quindi anche qui verrà aggiunta proprio quella del Masaniello, dove andrò a vedere un po' insieme poi ad altri trader come applicarlo sul mercato reale. E quindi poi io vi giro un po' tutto domani via email. Massimo, volevi aggiungere qualcos'altro? No, niente, soprattutto ringraziare te che hai creduto in questo percorso. Ripeto, sono totalmente disponibile, l'ho scritto in chat, c'è la mia mail, c'è il profilo Facebook, sono sul canale Telegram. Con Giuseppe, tra l'altro, si è parlato anche di possibili sviluppi, no? Magari di automazione, per coloro che possono magari avere delle idee di automazione. Si può automatizzare, l'algoritmo, tra l'altro, è già stato implementato su MetaTrader. Insomma, siamo qui per sperimentare, ma soprattutto per capire prima di entrare a mercato quali che sono i nostri rischi e quelli che sono i possibili profitti. Perché ripeto, io ho approcciato da poco al mondo del trading, ma come dissi anche nel primo webinar, in conclusione, se bisogna giocare, l'importante è che le regole siano chiare e sin da subito. Assolutamente. Grazie a tutti allora per aver partecipato a questo webinar e vi do appuntamento al prossimo webinar che è tra poco, tra qualche, per chi vorrà un po' assistere all'analisi dei trend che faccio ogni giorno alle 21 e vi auguro un buon fine settimana. Grazie Massimo, davvero complimenti per il tuo Ciao, lavoro. ciao a tutti, buona serata.